Dragonfly è una sedia nata in un modo un po' particolare perché ricordo ancora che ebbi questo incontro con questa azienda Sagis e vennero qui e mi chiesero di fare una sedia disinvolta. E io dissi disinvolta in che senso? E mi dissero fai tu. L'idea era proprio quella di provare un po' a giocare con la gravità e pensare magari a un oggetto che era sbilanciato, comunque prometteva in qualche modo un movimento. E ho pensato alle libellule e a come abbiano il corpo sbilanciato, cioè tutte le zampe agganciate sulla parte frontale del corpo e invece questa coda che sbalza sulla parte posteriore come se fosse una specie di sfida della gravità. Abbiamo deciso di ricoprire lo schienale con queste specie di alette che gli davano un'aria un po' vicina all'automotive design e dall'altro punto di vista gli davano un certo senso di rapidità come se stesse per sfuggire via. A me piace pensare che il design sia una specie di opposto della telecinesi o della psicocinesi. La telecinesi è spostare gli oggetti col pensiero e io cerco invece col design di spostare i pensieri con gli oggetti. La Dragonfly è proprio un oggetto che cerca di fare questo, un lavoro di bilanciamenti, delicati accostamenti, di linee che si raccordano o si separano in maniera secca, però mantenendo in qualche modo un risultato complessivo concluso. Dragonfly sicuramente è sbilanciata, veloce e sbirola, che in milanese significa storta. Nel design che cerco di fare, la leggerezza forse è il modo in cui mi piacerebbe che gli oggetti entrassero a far parte delle vite delle persone. Ho pensato a Dragonfly come un oggetto che andasse incontro alle persone in qualche modo e cercasse di generargli delle emozioni.